questa è la mia tazza di antropologi, bellissima, che avevo preso l'anno scorso, esattamente quasi un anno fa. Oggi sono troppo, 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 troppo emozionata, cioè veramente come se fosse quasi il giorno di Natale, perché è il giorno della cena natalizia, sono struccata, devo farmi la doccia, ho un sacco, più che di occhiaie, di rossori. Purtroppo è una bruttina giornata, come avete visto dall'inizio. Adesso sta tipo mezzo uscendo il sole, però mezzo. Volevo registrare un video make-up, ma a quanto pare non sarà possibile. Però comunque sia, il vlog lo faccio lo stesso. In pratica oggi che succede? Innanzitutto, lo amate quanto lo amo io? È troppo carino. Innanzitutto, oggi è 19 dicembre. Da domani ci saranno tutti i video natalizi sul canale prima di Giorgia, poi di Deborah, poi mio, poi Marco e poi Kevin. 20, 21, 22, 23, 24. Un countdown speciale che praticamente ogni giorno su questi canali, che in quest'ordine che vi ho detto, uscirà un video dove ci siamo tutti quanti a tema natalizio. E io ho finito di ieri di editare il mio, che uscirà il 22 sul canale, ovviamente quello principale, e mi piace troppissimo. Poi l'idea della sigla e la realizzazione l'ho fatta io, quindi sono ancora più proud. È come se fosse tipo mio figlio la sigla e mi piace troppissimo. Me la sono rivista in 2 giorni qualcosa come 50 volte, sia per editarla, sia proprio per piacere, perché mi piace tantissimo la sigla. E poi sono molto emozionata anche perché oggi è il giorno della cena natalizia e con l'occasione festeggiamo anche il mio compleanno, perché il 28, che è il giorno del mio compleanno, sono giù in Calabria, quindi non posso festeggiarlo, e quando torno a gennaio, perché di solito magari chi non riesce a festeggiarlo lo festeggia dopo, però io quando torno a gennaio devo assolutamente chiudermi, chiudermi, chiudermi con lo studio. Infatti ci sarà un solo video a settimana, quindi lo festeggio prima, lo festeggio oggi, facendo però la cena natalizia che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Quest'anno saremo un po' più stretti, un po' più intimi, saremo proprio giusto io, la rampa, Carolina e mia sorella. Ho deciso di fare una cosa più raccolta, se vogliamo. Ho proprio voglia di pace, serenità e tranquillità quest'anno, ne ho veramente tanto tanto bisogno. Spero che il Natale mi dia e vi dia anche a voi quest'attimo, un attimo veramente di serenità, di tranquillità. Se come me anche voi avete avuto un 2015 frenetico, un 2015 pieno di cose, pieno di cambiamenti, pieno di cose belle ma anche difficili. E quindi niente, oggi è il grande giorno. Dovevamo registrare i video su app, ma le registriamo domani mattina. Per fortuna, perché altrimenti Deborah e Giorgia sarebbero dovute arrivare alle 15 da me. Sono le 12:30 e io sono così. Per le 6:30 poi vengono Marco e Kevin, così mi aiutano a preparare sia da mangiare sia apparecchiare tutto quanto. Così poi quando arrivano per le 7:30-8 tutti gli altri è tutto abbastanza pronto. Queste erano le mie lucine preferite, adesso vi faccio vedere. Fino a che l'altro giorno mi è arrivato un pacco di, credo sia in direct, e le mie lucine preferite sono diventate queste altre. Quanto sono carine! Ok, mi sono lavata anche i capelli, come vedete. Mi sono messa adesso la crema viso, questa qui della Vivi Verde, idratante protettiva, che però mi sta finendo. Infatti volevo chiedervi, fatemi sapere quale crema utilizzate, che però sia con inci il più verde possibile, perché per la skincare vorrei cercare di rimanere il più possibile sul verde. E adesso invece vado a mettere questo qui, che è l'olio dei desideri della Adorn, sui capelli, perché mi è piaciuto tantissimo la scorsa volta. Ma che stai a far, presepe? Sono uscita per andare a fare la spesa che vi dicevo prima. Devo prendere 2 Coca-Cola Zero, il pane, devo prendere anche il sapone perché è finito quello per le mani. E poi basta. E questo è il mio outfit, la mia felpona di Oxford, tuta e Stan Smith, cioè una scappata di casa veramente. Ovviamente appena incontro qualcuno, occhiali. Ho preparato questo qui perché alla fine della cena volevo, cioè volevo, offrirò noci e mandarini insieme ai dolci, pandoro, eccetera, eccetera. E trovo che sia un'idea carinissima. Vi ricordate questo qui? L'avevo preso tantissimo tempo fa da Tiger e si trova ancora per 4 euro questa alzatina. E è un'alzatina per dolci. Inizialmente ci avevo messo gli smalti,
Ma non mi piaceva l'idea, lo preferisco in cucina, non so perché, in camera non mi... Boh, è andato per un periodo, però non mi è piaciuto quasi da subito. E infatti l'ho ceduto ai miei nonni che ci mettono spesso la frutta. Stasera però me lo sono ripreso per questi mandarini belli grossi, vedete? E quindi poi lo metteremo a tavola alla fine della cena. Siamo arrivati al momento della scelta del vestito. Mi sto truccando, sono passata alla base, ho fatto gli occhi, cioè proprio la tranquillità, perché comunque il vestito che metto è già bello forte, insomma, non volevo fare nient'altro se non mettere probabilmente un bel rossetto rosso come quello, quindi gli occhi super normali, non voglio mettere neanche l'eyeliner. Primo perché quello che ho mi è quasi finito e quindi non scrive bene come prima. E infatti devo assolutamente comprarlo e metterò delle ciglia finte e basta, and that's it. Eccomi pronta! Penso che alla fine andrò proprio per un nude perché le ciglia sono abbastanza power e il vestito anche. E però sto freschetta perché siamo appena usciti fuori il balcone. Sono arrivati Marco Bonsoir. e Kevin. Quindi adesso andiamo a preparare in cucina qualche cosina e ci vediamo dopo. Siamo arrivati anche io e Pi e abbiamo fatto praticamente tutto noi, ora vi faccio vedere. Abbiamo fatto questi, abbiamo decorato questo, esatto, li abbiamo anche portati e sta prendendo molta forma questa cosa. C'è lui che rompe le scatole sia nei miei vlog che in quelli di Ele. Ragazzi, guardate Benny! Allora, qui sotto nelle info box vi lascerò il numero di Sto Benedetta. Qualsiasi ragazzo che voglia contattarla, il suo numero è 338. di cipolla! Come vedete la frangetta? È vero, comunque è vero, bene, stai benissimo con la troppo frangetta. bene la Porca troia! Qui stiamo tagliando cipolle. Davvero? Chanel, I have you on my face. Volevo far vedere anche il presepino. Cazzo, mio nonno. Guarda che carino. Oggi ci sono le ricette. Ragazzi, è Marco che sta sentendo la ricetta e intanto la sta riproducendo. Mitch is the chef of the night. Mi ha appena rotto. Cazzo, c'è un bicchiere che mi... Cosa l'ha vista? Meglio, mo. L'hai rirotto pure l'amo. È la regia di Natale a Greystown. Però è un sacco carino il mio trucco, eh? Stiamo vedendo in anteprima il video che sarà online in realtà oggi. Cioè, voi vedete questo video e il video di Mitch potrebbe essere già online. Quindi andatelo a vedere. Oddio, che carini, sembra che stiamo vedendo i parecchi da mia. Il saggio del ballo. Vado? Vai, sì, metti. Ok, DJ, set Jesus, ok. Non mi aspetto. E l'onore a chi apre il nostro regalo. Regà, ho letto per una topona speciale. Regà, mi hai fatto dei regali troppo belli. Questi poi sono Carolina ha fatto ciò. Marco di e biscottini al cocco. Gioia, sto già. Marco, no, io amo il cocco. Nanni, mancavi. No, c'ho il tatuaggio in bocca. No, no. Come no? No, raga, non si fanno mangiare prima che arriva Eleonora. Oh, cazzo. I don't know about you, but I'm feeling 22. Ma secondo voi sta bene? I'm going to watch her boobs i and suoi capelli color blonde mi stanno molto dettagli. Eccolo, eccolo. We got it. Amore, se mi fai la doccia, ti giuro che ti spacco. Mitch si spacca. Love. Love. We are love. Facciamo la polacco. Dai, oddio. Stolat, stolat, niech żyje, żyje nam. Fare tipo... Allora, 3, 2, 1, via. Stolat, stolat, niech żyje, żyje nam. Stolat, stolat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tengo la femmina a Messina. Che fatica fatta prima. Tengo la femmina a casa di festa.
Presidente, lo facciamo sto cazzo di ponte. Vorrei dedicare questi 22 anni a tutti quanti voi che siete qui, a Shande soprattutto. Vorrei anche dedicarle a Mariah Carey. Mariah Carey. Grazie, mi rende sempre più viva. Let's drink. Ciao ragazzi, il vlog continua. Sembro totalmente un'altra persona. È finita la cena. Io non ho nemmeno idea delle riprese che hanno fatto col mio telefono. Perché poi c'erano 3.000 persone che riprendevano. Chi per Snapchat, chi per i vlog, chi per... perché lo stavano a fare tutti, insomma. Adesso stiamo andando, io e mia sorella, in macchina con Pia e Deborah. Hola. E andiamo, perché andiamo tutti quanti nella stessa zona, insomma, a un pub che si chiama Casa. No, andiamo tutti a letto a dormire. Però siccome domattina dobbiamo registrare lo swap da Deborah, io, lei e Giorgia, allora invece di fare domattina il viaggio da casa mia a casa di Deborah, vado direttamente stasera. E niente, quindi adesso arrivo a casa, cerco di montare questo vlog il più velocemente assolutamente possibile e di metterlo in carica per voi, così che domani possiate vederlo, che domani è 20, giusto? Quindi vi diamo la buonanotte. Ciao.